Allora, ciao ragazzuoli, oggi vi parlo di libri, vi parlo di editoria multimediale. Come avevo promesso, cominciamo poi anche una serie di video su alcuni argomenti di cui abbiamo già trattato ampiamente nel nostro blog, però magari a voce, così registrando questi video è più facile. Soprattutto farvi vedere delle cose in maniera immediata e soprattutto volevo farvi queste pillole di 5 minuti che voi potete guardare quando vi pare, che lascerò sul mio canale che è Alameda Project, vabbè, alamedaproject.com che è il sito, e poi c'è il canale YouTube, al quale poi vi metterò un link sotto in descrizione. Che dirvi? Editoria multimediale. Beh, editoria multimediale mette insieme due termini, cioè editoria, ovvero la produzione di libri, diciamo in generale, in maniera molto generica, e multimediale, cioè multimedia. A sua volta composto da multi, che significa molto, molti. E media nel senso di strumento di comunicazione, media, insomma, mezzo di comunicazione. Dunque, cosa significa appunto editoria multimediale? Significa elevare, diciamo, l'editoria a qualcosa di tecnologico, diciamo così. Quindi, quando io vi dico editoria multimediale, voi magari pensate agli ebook, per esempio. Come c'è Amazon qui che fa il suo Kindle, ok? Quindi quando vi dico multimedia, pensate subito a ebook. In realtà multimedia comprende una vasta categoria di tecnologie diverse che comprendono anche alcune cose che ad esempio sta facendo Ericsson. Allora, quello che vi stavo dicendo è che una casa editrice come Ericsson fa diverse cose per quanto riguarda la didattica, per dire, e sta cercando di fare, ovviamente, oltre agli ebook, alle riviste, nel settore multimediale, ovviamente cerca di puntare non solo sui CD-ROM, come potete vedere, per esempio, questa cosa qui, matematica al volo, queste cose qui. Ma ultimamente sta cercando di sfondare anche nel campo delle app. Io ho cercato di utilizzare alcune app, però non le ho trovate proprio di questa utilità, diciamo, devastante. Però insomma sono i primi tentativi e quindi va bene. Qui ad esempio vedete la matematica al volo. Non so, questi sono ancora libri più CD, okay? Quindi siamo a cose che si potevano fare anche 20 anni fa, quindi non è che sia andata molto più in là diciamo, la materia grigia italiana, però è già un punto di partenza. Quello che io volevo dire è che non è l'unica strada questa, perché con gli strumenti che ci sono, e uno di questi strumenti è appunto Articulate Storyline, ci permette di fare delle cose anche per quanto riguarda la scolastica parecchio, parecchio interessanti. Quello che mi interessava farvi vedere era la possibilità di creare dei libri aumentati, che io chiamo libri partecipati, cioè la possibilità di coinvolgere attraverso qualcosa di interattivo. Ad esempio, questa cosa qui che noi stiamo facendo, che si chiama Zero Alpha, ha proprio l'idea che sta dietro, è proprio quella di far partecipare il lettore attraverso la storia a bivio e farlo immergere nella storia, ma non solo. Il mio obiettivo è quello di realizzare un libro aumentato che riesca ad attrarre le vendite del libro cartaceo. Come si fa a fare questo? Lo faremo tramite la gamification. Ovviamente per ora non vi dico quali sono le mie idee, perché no,
Non vorrei farmele rubare, però il concetto è questo e ci lavoreremo per tutto il 2019. Il progetto è molto ambizioso e spero di riuscire a portarlo avanti. Come alla Meta Project, spero di riuscire a creare la mia azienda. Quindi fra un paio d'anni, io avevo pronosticato per il 2020 se le cose continuano ad andare come stanno andando. Ma insomma, vediamo, non è importante che sia il 2020, 2021 o 2019, l'importante è che le cose si facciano. E tutto parte da un'idea e poi si sviluppa col tempo. Quindi per me i libri multimediali sono questo, sono dei libri interattivi fondamentalmente. Che poi si rivolgono da un lato alla scolastica e dall'altro a un pubblico che vuole intrattenimento. E fondono il gioco, il game, con il fumetto da un lato e la prosa classica normale, quindi il classico libro dall'altro. Quindi diventano delle cose di narrativa aumentata. Ci siamo, questo è quanto, e poi. Il prossimo video invece lo farò sulla gamification e appunto vi spiegherò perché, qual è il senso di usare la gamification nell'editoria, all'interno dell'editoria e perché secondo me la gamification può salvare l'editoria e perché può dargli una marcia in più. Quindi vedremo questa cosa qui, vedremo anche altri argomenti più interessanti più avanti. Nel frattempo io vi saluto. Se da voi è mattina, buon mattino, se da voi è pomeriggio, buon pomeriggio, se da voi è sera, buona sera. E se da voi è notte, dormite perché la notte è fatta per dormire. A meno che non siate artisti, e allora lavorate anche di notte. Ciao ciao!